Eccoci qua, vlog numero 1. Davvero parecchio difficile riuscire a fare questo tipo di video perché è imbarazzante, è decisamente imbarazzante. Sono le 9 del mattino, non c'è un rumore in giro, c'è solo gente, il silenzio e la gente. Ho intenzione di fare un videoblog di tutto quello che succede durante il mese. Vorrei fare un riassunto, mi piacerebbe un po' che ci penso, per cui ci proverò. Vediamo che succede. Che succede? Sono arrivati. Era ora. Direzione Roma e questo è il paesaggio. Bello. Questo, ragazzi, è l'autogrill. No. Questo, ragazzi, è il famosissimo autogrill dove Davide perse 10 anni di vita. Ci racconti che cosa è successo in questo autogrill? Si parla di un MacBook. Si parla di un MacBook e di tutto. Che fine ha fatto il MacBook? Abbiamo parcheggiato, siamo scesi, siamo risaliti e il MacBook non c'era più. Dai, ormai è passata. Ce ne siamo ricomprati uno ancora più nuovo. Passata sto cazzo. Ce ne siamo ricomprati uno ancora più nuovo. Super figo, retina di quelli ultrapotenti. Che 4 mesi dopo l'acquisto è caduto a terra e si è rotto. Dai, mi offri il caffè? Certo. Ciao. Me lo dai un passaggio? Qui siamo arrivati, l'albergo è quello. Lo peccato che c'è questo muro bellissimo, quindi noi dobbiamo andare a fare l'inversione di marcia a 200 km da qui. Assaggiando Charlie. Cos'è sto casino? Arrivati! Ah, finalmente. Non è cambiato nulla. I muri sono ancora bianchi. Il tetto è ancora storto. Eccezionale. Ah, bellissime notizie pre-puntata. Mi è appena arrivato il pacco da Amazon con GoPro. E il bello che mi sono dimenticato di segnare il mio nome sul pacco. E alla reception dell'albergo stavano per mandarlo indietro. Sarebbe stata una tragedia. Microscopica. Ci hanno chiamato dagli studi, dobbiamo rientrare immediatamente per registrare la puntata che andrà in onda sabato. Sabato, quanto è bisabato. Oggi facciamo piangere tutto lo studio, Matteo, che dici? Oggi è arrivato il giorno in cui tutto lo studio serio e noi sei a piangere, a paccare. La puntata è appena finita, siamo appena usciti. Ci hanno dato 3 al brano di Se nell'anima, che... Noi non riusciamo a capire perché. Ci abbiamo messo l'anima. Però... Se nell'anima. Bravo. Beh, ragazzi, vi saluto che mi aspetto una bella pizza margherita. Ciao, Nacor. Cosa ci fai in camera mia? Bello, guarda. Chi sono questi? Li riconoscete? Bisogna essere sempre in forma ed è per questo che me ne vado in palestra. Oggi mangeremo in uno dei posti più introvabili di tutta Roma. Più sano. Il McDonald's. Yo. Allora, prima regola, non coprire la camera. Seconda regola, vedere che cosa ha preso Nacor. Ok, intanto 8,65. Terza regola, quanto ha speso? 8,65. Un milione di euro. Ora parte il nostro video. Come state, Matteo? Ma vediamo che è un giro. Vai, Davide, canta così adesso. Su Filtre Mert.
Semplicemente sei! Perfetto. Sta morendo. A te che, a te che no, sei. No, voce piena. A te che sei. Cosa stiamo andando a fare, Matteo? A Roma Est, centro commerciale Roma Est. Andiamo a ricomprare il mio telefono perché l'anno nuovo è iniziato con il mio telefono che si è autodistrutto. Eccolo. Per la prima volta tra le mani. Che dici, no, nero o grigio? Questa è una scelta difficile. Porca miseria, ma... Cioè, mi sembra più bello grigio? Ma sono in crisi. Però nero è sempre grande. Cavolo, più grigio o nero? Io direi nero, dai. Con più stendi nero, più io voglio il grigio. Ombro grigio. Esattamente. Così. Posso comprare un telefono? Come la faccio anche te? Comunque, passo solo le sposte. Solo le sposte? Quindi toccato da tutti. Toccato da tutti. Comunque ci è andata male, è andata molto molto male. Abbiamo fatto bene, no? Ci volevano vendere l'unico modello rimasto che era quello in esposizione, ma... Che schifo, proviamo in un altro negozio. Ultimo tentativo della giornata. Ma forse è lì che è chiuso. È 30 alle 20, ok, perfetto. È andata male. È andata male, ma torneremo. È andata proprio male. Torneremo vincenti domani. Penso che la sfiga ti perseguiti, Matteo. Esatto. Alla fine abbiamo deciso di comprare il telefono su Amazon, però dovevamo fare la ricarica PostePay. Giustamente a quest'ora la tabaccheria è chiusa, quindi la PostePay non si può ricaricare e l'acquisto non si può fare. Un nuovo giorno, una bellissima giornata. Una giornata che inizia di merda anche oggi. Stamattina Matteo si è svegliato con una bellissima notizia. Ha cambiato già idea sul telefono. Quindi sono ormai 3 giorni che vaghiamo senza meta in cerca del telefono. Però quel telefono lì adesso Matteo non lo vuole più. Adesso perché non riuscirò a comprare questo telefono? Anche oggi già me lo sento fortemente. Primo step è compiuto. Primo step è compiuto. Adesso dobbiamo provare il secondo step, l'originalità del prodotto. Alla fine è arrivato. L'abbiamo fatta. Il telefono è stato acquistato, ma ancora la busta non è stata aperta, quindi Maria non è detta l'ultima parola. Andiamo a vedere se Nagor accetta il nostro invito. Taradadadada. Stiamo scartando il telefono dopo giorni e giorni. Il viso amaro, mo dentro sai che ci sta? Il popcorn. Motorola, quello che sta. Bella. Bello. Orrendo. Questa mattina me ne vado al Biplano Studio di Roma a mixare il disco Ritardust che uscirà credo verso fine mese, inizio febbraio. 2 giorni fa è uscito il singolo The Wolf. Andremo nello stesso studio dove Marco Mengoni e Giorgia hanno fatto i loro primi dischi di successo e speriamo che esca un ottimo lavoro. Soltanto 2:30 di notte, niente di particolare, se non fosse che fra 4 ore mi devo svegliarmi di nuovo. Abbiamo 2 giorni di vacanza, ne approfittiamo per tornare a casa. Oggi, adesso, in questo istante è il 30 gennaio. E 10 minuti fa era il 3 gennaio. Porca, non vedevo l'ora di dire sta cazzata. Non ho idea di come chiudere questo video, per cui facciamo finta che sopra la panca, questa, la capra